Buongiorno a tutti. Ci incontriamo oggi per riprendere un discorso che si è interrotto causa Covid per emergenza a marzo. L'incontro di oggi sarà sulle patologie metaboliche del ricambio. Ringrazio come sempre, oltre ai relatori partecipanti, che ora presenteremo individualmente, PharmaEventi per aver organizzato l'incontro e PM Pharmatech per averlo reso possibile. E nella giornata di oggi si alterneranno i relatori con delle che troveremo come sempre ricche di update, perché la caratteristica che vi vogliamo offrire di volta in volta è quella di una certa originalità e anche di un aggiornamento nell'ambito di una trattazione comunque interessante, con dei protocolli che troverete, questa è la prima novità che vi voglio presentare, disponibili comunque nella sezione documenti, lo ricorderò anche più avanti. La relazione con la quale partiremo è quella della dottoressa Rachele Mauro, che ci parlerà degli highlight sulla sindrome metabolica, regalandoci un particolare focus sul fegato, che è poi un suo cavallo di battaglia, perché la dottoressa Mauro sappiamo che è una gastroenterologa esperta nelle malattie del fegato e del ricambio, esperta in fitoterapia clinica, ci parlerà infatti dopo anche dei protocolli. E lavora presso la ASL Roma 1. Lasceremo uno spazio fino alle no ore 9:45. Vi ricordo che al termine ci sarà la possibilità di fare le domande, e è sempre disponibile sulla vostra tavola di comando, chiamiamola così, sul vostro desktop, la possibilità di fare l'alzata di mano per indicare che siete disponibili o desiderosi di porre una domanda. Quindi, Rachele, lascio a te la parola e rimaniamo tutti in Buongiorno contatto. Buongiorno. a tutti, preparo qui. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti in questa bellissima domenica di sabato di giugno, al mare ci si va domani. Oggi mi è stato chiesto di fare un focus sulla sindrome metabolica con questo termine stupendo che dice luce chiara. Allora, luce chiara ovviamente è difficile parlare di una cosa con cui noi siamo abitualmente in contatto tutti i giorni, perché bisogna veramente concentrarsi su cose che tante volte diamo per scontato. Quindi io con voi oggi condividerò delle riflessioni perché ultimamente mi sono interessata di vari argomenti per fare qualcosa di più per i miei pazienti che presentano la sindrome metabolica. Ecco qui quindi che io vi racconterò un film. Il film dell'anno e il trailer inizia proprio col suo titolo. Il mio corpo si è bloccato, ma non conosco il PIN. Perché mai come nel paziente con sindrome metabolica ci si presenta in visione olistica del paziente una situazione veramente bloccata, dove noi non riusciamo, una matassa, dove noi non riusciamo tante volte a trovare il filo per incominciare a sbrogliarla. Perché il metabolismo è tutto unito, come dico sempre nell'intestino, ma a questo punto se avete seguito i nostri corsi, come in tutto, noi dobbiamo avere una visione olistica del paziente, non c'è niente che possa essere preso da solo. Ecco qui che il problema è proprio la sindrome metabolica. E come in tutti i film c'è un antefatto, cioè io parto da una premessa. L'infiammazione cronica è base di patologia neurologica, immunologica, cardiovascolare e metabolica, e questo lo abbiamo dato per assodato. L'obesità e la sindrome metabolica sono causa e conseguenza di uno stato infiammatorio. Causa e conseguenza. Esiste una forte correlazione tra assunzione di cibo e infiammazione. Ed ecco qui l'ipotesi. Mi sono chiesta, esiste un collegamento tra infiammazione cronica sistemica e le alterazioni del metabolismo? Qual è l'organo coinvolto? Il tessuto adiposo? Qual è il produttore esecutivo di questa sindrome, di questo nostro film? Il fegato? Partiamo dalla definizione, perché fatti chiari, amicizia lunga, vediamo qual è la definizione che ci viene proposta per sindrome metabolica. Il termine sindrome metabolica vuole comprendere diverse entità cliniche che in alcuni soggetti si trovano a coesistere. Queste sono obesità, specie quella addominale, alterazione della tolleranza al glucosio, la dislipidemia, l'ipertensione arteriosa.
La sindrome metabolica è associata ad un maggior rischio di malattie coronariche e complicanze cardiovascolari. È multifattoriale, multigenica, frequenza in aumento. Ed ecco qui la prima mia domanda. Esiste una genetica della sindrome metabolica? E mi sono andata a cercare tutto quello che dal 2005 sappiamo che è stato sequenziato tutto il nostro DNA. Abbiamo poi messo il focus su alcuni geni che non erano i geni delle antiche malattie, vuol dire gene uguale malattia, mutazione autosomica o recessiva o autosomica dominante. La genetica, quando abbiamo sequenziato il nostro patrimonio genetico, ci ha dato in realtà una fragilità genica, cioè ci ha dato delle modifiche di alcuni geni che portavano a una predisposizione maggiore a determinate malattie. Quindi io ho esaminato questo gene, che sarà comune anche alle prossime discussioni, perché è un gene comune che influenza tutto il metabolismo. L'ho esaminato negli adipociti. Allora, l'espressione ridotta del TGF-7L2 negli adipociti compromette la tolleranza al glucosio, associata a una ridotta secrezione di insulina, livelli di incretina e disregolazione del metabolismo lipidico dei topi maschi. Questa è una pubblicazione recentissima, nel 2020. Perché ho portato questo esempio? Perché questo gene solitamente viene portato avanti per quanto riguarda il diabete e l'insulinoresistenza, cioè l'espressione clinica del diabete. Io sono andata a vedere se potevo utilizzarlo, tra virgolette, anche nella sindrome metabolica, dove in realtà più di un ramo metabolico viene coinvolto. Ed ecco qui che cos'è. È un fattore di trascrizione che influenza la trascrizione di diversi geni, esercitando così una grande varietà di funzioni all'interno della cellula. Quindi, prima di tutto, ho messo il focus sul fatto che non codifica una espressione lui, ma praticamente determina una trascrizione di altri geni nei diversi tessuti. Il ruolo di questo gene nel metabolismo del glucosio è espresso in molti tessuti, quindi come l'intestino, il cervello, il fegato, il muscolo scheletrico e il tessuto adiposo. Allora mi sono chiesta, se ogni tessuto ha la sua specializzazione ormai, quando si trova, cioè la cellula pluripotente, totipotente e poi specializzata, ovviamente questo gene, l'espressione di questo gene, che è un gene di trascrizione, sarà diversa nei diversi tessuti, ma avrà il suo focus comunque nel metabolismo di quel tessuto. Tuttavia, quindi, questo TGF-7L2 non regola direttamente il metabolismo del glucosio nella beta cellule, ma regola il metabolismo del glucosio nei tessuti del pancreas e del fegato. E infatti già in vari altri studi che seguirono dopo il 2005, quando quindi abbiamo identificato questo gene, si evidenzia proprio che nei vari tessuti questo gene ha una diversa funzione. Questo è il primo che vi invito a leggere, se potete, perché è molto carino. L'autore parla di questo gene come se fosse la cronaca di un delitto e incomincia a mettere già nel 2007 tutti i vari interrogativi su questo gene, che non è ancora del tutto chiarito. Allora, il gene TGF-7L2 codifica per il fattore di trascrizione TGF-7L2 e mostra molteplici funzioni attraverso i suoi polimorfismi e quindi è noto come gene pleiotropico. La suscettibilità al diabete è esposta in portatori di polimorfismi e qui ve li metto in chiaro. Quindi questi tipi di polimorfismi di questo gene evidenziano una predisposizione al diabete, però il gene ha diversi polimorfismi. Qui dice i polimorfismi del gene nei diversi tessuti sono implicati in diverse malattie, quindi diabete mellito, diabete gestazionale, ma anche cancro del colon retto e prostata, schizofrenia, sclerosi multipla. Vi faccio notare che recentemente anche la schizofrenia e la sclerosi multipla sono state evidenziate come espressione di neuroinfiammazione e di base la cellula presenta un'insulinoresistenza, quindi la sofferenza del neurone che tramuta, che trascrive l'infiammazione, si evidenzia proprio come una resistenza all'insulina che fa in modo di far soffrire la cellula. Qui c'è ancora un altro che ho tirato fuori,
e parla dell'aggiunzione TCF7L2 nel tessuto adiposo, è regolata dalla perdita di peso e si associa al metabolismo del glucosio e degli acidi grassi. Anche questo l'ho tirato fuori per un motivo, perché come sempre abbiamo detto, in questa nuova genetica che parla di fragilità genica, l'epigenetica, cioè tutto ciò che noi possiamo fare come intervento, funziona nel limitare i danni della nostra genetica, anche se noi non possiamo modificare la nostra genetica. E qui parla precisamente di perdita di peso e di acidi grassi, e poi vedremo perché. Allora, ecco qui che questo l'ho messo per completezza, ma in questo specifico isotipo, ma ne parlerà meglio successivamente, ci stanno delle situazioni che fanno evidenziare come non c'è una ridotta escrezione di incretine, quindi GLP-1 o GIP, ma piuttosto un difetto della beta cellula alla risposta dell'incretina. Quindi questo gene, praticamente essendo un fattore di trascrizione, evidentemente questo isotipo mutato fa in modo che questa beta cellula abbia minore possibilità di trascrivere la sua risposta all'incretina. Allora, la sindrome metabolica, io dico, entità cliniche che si trovano a coesistere, davvero? Cioè noi l'abbiamo sempre vista come un paziente complicato, tra virgolette, dove c'era un'alterazione del metabolismo del glucosio e dove andavamo a cercare nella genetica questo. Poi avevamo una dislipidemia con un abbassamento del colesterolo HDL, un aumento dell'LDL, quindi una situazione dismetabolica lipidica. Poi avevamo un'obesità a livello viscerale e prendevamo queste cose come scatolette separate, tutte quante insieme poi aumentavano il rischio. Io ritengo che questo non sia più corretto, cioè il paziente deve essere visto in maniera olistica e come vi ho cercato di dimostrare, molto semplicemente prendendo uno dei geni che adesso si chiama in causa per il metabolismo, vi ho dimostrato che questo gene dei diversi tessuti provoca un'alterazione metabolica specifica e quindi ci dà già un elemento di unione di queste cose che quindi entità cliniche che non si trovano casualmente a coesistere. Vediamo i nostri protagonisti e coprotagonisti, cioè ripetendo il film. Allora, il protagonista può essere sicuramente il grande adipocita come causa di infiammazione, un altro è il tessuto adiposo come organo endocrino, l'epatocita come grande adipocita, il GALT, quindi barriera fisica e barriera funzionale dell'apparato gastrointestinale, il microbiota, e poi la regolazione del metabolismo glicemico. Solo insulina? Certamente no, altrimenti non avremmo i legami con tutti i suoi protagonisti, perché in realtà l'insulina è solo uno dei tanti modi di modulare il metabolismo. Ecco qui come passare, in questo film ci spiegheremo come passare da passivo deposito, perché questo era l'espressione del tessuto adiposo, ad attore principale. E ho trovato che già nel 2008 Gabriele Bittolo Bon sdoganava questo sistema chiamando il tessuto adiposo organo multifunzionale, come poi effettivamente è. Perché se vedete, e non sto qui a vederlo nel dettaglio perché sarà visto successivamente, ma nella cellula adiposa abbiamo uniti tutti i sistemi ipnei, dalla leptina, risistina, adiponectina, quindi il sistema endocrino, interleuchina 6, TNF-alfa, interleuchina 8, PAI, quindi sistema immunitario, l'angiotensinogeno che lega la qualità endocrina del tessuto adiposo con la comparsa, la regolazione e l'eventuale comparsa di ipertensione. Ecco qua i segni clinici, li abbiamo già detti, vi faccio solo notare che ultimamente è stato aggiunto l'aumento dell'uricemia, che prima si diceva fattore troppo ballerino, quindi non giusto per prenderlo come mira, in realtà invece è un fattore importante con prognostica negativa per un paziente con sindrome metabolica. Cioè, un paziente con sindrome metabolica che esprime anche un'iperuricemia è un paziente che ha un rischio in più. La presenza di almeno tre di questi segni clinici dà diagnosi.
Però abbiamo anche la possibilità di evidenziare che alla base di questa sindrome metabolica c'è un'infiammazione cronica silente, o andando a vedere PCR-VES come vecchi biomarcatori che sappiamo però meno specifici e più tardivi a comparire, oppure possiamo andare a esaminare tutto il pattern delle interleuchine infiammatorie che invece sono molto più specifiche. E qui abbiamo funzionalità epatica, perché come vedremo la mia teoria, la mia ormai pensiero è che la sindrome metabolica sia espressione di patologia infiammatoria di modulazione e dismodulazione del sistema metabolico ed è risposta epatica a questa infiammazione cronica. Ed ecco qui infatti il coprotagonista e il produttore esecutivo della nostra sindrome metabolica. E vediamo il fegato in mezzo al sistema psiconeuroimmunoendocrino con in testa la sua principale, il suo principale compito, cioè il compito metabolico. Ricordiamo il fegato adesso, questi sono cenni di fisiologia e vi ricordo quello che ho notato io in questi anni, che noi studiamo fisiologia, studiamo biochimica senza aver mai visto un paziente in medicina. Quando poi passiamo dalla parte del medico e vediamo il paziente e cominciamo a esaminarlo come medici, ci scordiamo che alla base ci sono delle cose che abbiamo dovuto studiare, di esami che abbiamo fatto. Quindi vanno ripresi dei principi proprio nell'ottica medica. Allora, consideriamo il fegato la più grande ghiandola esocrina. Consideriamo anche come ghiandola endocrina la sintesi di eptidina che regola l'assunzione del ferro alimentare ed è azione stimolante nel midollo, soprattutto ovviamente sulla serie rossa. L'eptidina è anche una delle numerose molecole di fase acuta sintetizzate dal fegato in risposta a flocosi, quindi come la frazione del complemento fibrinogeno PCR. In epoca fetale, le cellule di Kupffer sono le principali responsabili della sintesi di EPO. In età adulta, il 10% dell'EPO è di origine epatica. Poi abbiamo la funzione di conversione da T3 a T4 biologicamente attiva, quindi l'interessamento del fegato per quanto riguarda il sistema degli ormoni tiroidei, la produzione di fattori di crescita insulino simile. E che sono mediatori di GH e insieme a rene il fegato rimuove dal plasma gli ormoni proteici, modulando quindi la loro azione, quindi GH, insulina, glucagone e interrogastrone. Quindi non per tirare acqua al mio mulino, ma è evidente che il fegato entra a pieno titolo come protagonista di produttore esecutivo anche nella modulazione di tutto il sistema endocrino. E per quanto riguarda il sistema immunitario, solo un cenno, collegamento malte-gas, quindi GALT, anzi asse fegato-intestino, immunità innata tramite il sistema delle cellule di Kupffer, cioè il sistema dei macrofagi, sintesi recettori di membrana per il riconoscimento self e specie specifico, sintesi di fattori complemento e proteine in fase acuta e attivatori di linfociti T e natural killer tramite liberazione di citochine. Fegato psiche, non vi ricordo collegamento che mi sembra che sia Prometeo che si vede legato su una roccia con un animalaccio che gli morde il fegato, ma comunque da sempre abbiamo detto, abbiamo visto la persona biliosa come una persona che era particolarmente collerica. Ed ecco qui che l'eliminazione dello ionio ammonio è appannaggio del fegato ed è tossico per il sistema nervoso centrale con uno specifico modo. Quindi l'ammonio supera la barriera ematoencefalica e viene incorporato nel glutammato e glutammina e questo porta al sequestro dell'alfa-chetoglutarato, che è praticamente un intermedio del ciclo di Krebs. Questa è la conseguenza è la riduzione della sintesi dell'ATP da parte del neurone e quindi di conseguenza la sofferenza. Per quanto riguarda il metabolismo, invece, ricordiamo che il metabolismo, parola greca, vuol dire cambiamento ed è il fulcro del tartarei, cioè nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Infatti, il metabolismo è l'insieme di trasformazioni chimiche dedicate al sostegno vitale all'interno della cellula. Le reazioni sono catalizzate da enzimi che consentono di crescere, riprodursi, mantenere le proprie strutture e rispondere alle sollecitazioni dell'ambiente. Si divide in anabolismo, utilizzo di energia per costruire e ricostruire e catabolismo, produzione di energia attraverso la respirazione cellulare. Il fegato è il primo organo che accoglie il sangue refluo dal sistema gastrointestinale, arricchito ovviamente dei principi nutritivi.
monosaccaridi, amminoacidi e acidi grassi a corta e media catena vengano captati dal fegato e possono essere metabolizzati, accumulati o ridistribuiti. E tutto ciò lo decide il fegato per le sue capacità di relè e di modulazione di tutti quegli input PNEI che vengono dati da tutto l'equilibrio. Ricordiamo quindi che la doppia circolazione arriva al fegato arteriosa e portale, e c'è infatti la triade portale, che si intende la vicinanza tra vena porta terminale, dotto biliare e arteria epatica terminale. Ed ecco qui che Rapaport ci aveva dato proprio un acino funzionale, cioè la rappresentazione dell'unità funzionale epatica, che ha in realtà un perché fisiologico. La prima zona, riccamente arruolata e ossigenata, che è quella più vicina alla triade portale, ha prevalenza biosintetica di glicogeno e proteine. Poi c'è una zona intermedia, la terza zona, che invece è quella meno ossigenata perché più periferica, ha alta attività glicolitica, ricca di citocromo, principale sede di biotrasformazione. La funzione metabolica del fegato qual è? È che il fegato deve assicurare un continuo e costante rifornimento di materiale energetico a tutti gli organi. La sua capacità di accumulare nutrimenti e modulare la biodisponibilità sistemica è sotto controllo essenzialmente endocrino, l'ho detto, ma ho detto anche che il fegato, insieme al rene, si occupa di eliminare questi ormoni pancreatici, surrenali e tiroidei dal circolo, quindi a sua volta li controlla. Per quanto riguarda i carboidrati, abbiamo la gluconeogenesi fino a 240 mg al dì di produzione di glucosio, qualora ci sia la necessità, la glicogenosintesi, quindi l'accumulo e lo stoccaggio del glucosio nel glicogeno, controllo umorale del livello glicemico. Ricordiamo una cosa, che il fegato cappa glucosio che giunge con il sangue portale per diffusione facilitata e sodio indipendente grazie al trasportatore GLUT2 che non è sotto controllo insulinico. Quindi abbiamo qualche cosa di diverso che unisce il metabolismo della glicemia con la risposta epatica di accumulo cioè, o diffusione di glucosio a tutto l'organismo che non è controllato dal pancreas e dalla beta cellula. Per quanto riguarda questo, lo dico rapidamente: glucosio all'epatocita diventa glucosio solfosfato che può essere utilizzato per la sintesi di glicogeno o per la glicolisi. La glicogenosintesi viene anche dal lattato e del piruvato. Ovviamente abbiamo il controllo dell'insulina, ma non solo, e ovviamente abbiamo il controllo di ormoni contrastanti l'insulina, ma non solo. Ed ecco qui, non vi spaventate, l'ho messa solo per farvi di nuovo capire quanto tutte queste linee metaboliche siano in realtà tutte legate fra loro e hanno degli snodi per cui il fegato può passare il glucosio nella via dei pentosofosfati o nella via di produzione tramite l'acido piruvato, acetil-CoA, nella via dei grassi. Quindi potrebbe essere assurdo continuare a pensare che la sindrome metabolica sia una coesistenza di tante piccole alterazioni. In realtà la fisiologia ci insegna che già tutto collegato. Ed ecco qui un altro lavoro di questo allele di questo gene famoso che è associato all'alterazione insulinotropica degli ormoni cretinici, riduzione dei profili di 24 ore di insulina plasmatica e glucagone, quindi riduzione anche del glucagone e aumento delle porzioni di glucosio epatico in giovani uomini sani, cioè uomini che non presentano il diabete ma presentano questo isotipo di questo gene, che hanno un problema sul fegato e non sul pancreas, a riprova che il fegato è veramente produttore esecutivo anche di quella predisposizione genetica. Ovviamente se parliamo di proteine, la sintesi proteica di amminoacidi, reazione da parte intestinale da parte la e da parte in parte la transaminazione degli alfa chetoalici
Fa in modo che il fegato possa sintetizzare albumina fino a 3 grammi al giorno, transferrina, ferritina, proteine di coagulazione, fattori di complemento, proteine di fase acuta. Ovviamente il fegato è principe nel mantenimento della pressione colloido-osmotica, per cui quando noi vediamo il proteinogramma nei nostri pazienti, se vediamo che c'è un abbassamento delle gamma per una patologia o per una caratteristica, noi abbiamo sempre un'albumina che si alza per compensare e una serie di frazioni beta 1, beta 2 che si alzano proprio per compenso, perché il fegato ha questa azione e questa possibilità. Il catabolismo fa formare ammoniaca, questa ammoniaca può essere riutilizzata per la sintesi di aminoacidi non essenziali oppure attraverso il ciclo dell'urea viene eliminata attraverso il sangue e il rene. Per quanto riguarda i lipidi, non sto qui a ricordare quanto è importante il fegato, gli acidi grassi e le lipoproteine plasmatiche vengono captati col sistema recettore dell'epatocita, diventano fonti energetiche immediate per il fegato, quindi mattoncini immediati di energia, oppure deposito energetico per un futuro, per una futura necessità dell'organismo. Perché? Perché c'è questo. Attraverso l'ossidazione degli acidi grassi si forma biossido di carbonio, acqua e ATP, e il mattoncino energetico quindi è regolato fondamentalmente dal fegato e abbiamo differenti risposte del fegato a digiuno in fase prostaglandiale. A digiuno il tessuto adiposo libera acidi grassi captati dal fegato e utilizzati come fonte energetica o formazione di corpi chetonici e VLDL, e dopo il pasto invece i chilimicroni vengono contenenti acidi grassi a lunga catena perché gli altri sono assorbiti per altro modo, sono metabolizzati in periferia e remnant sono captati dal fegato e beta-ossidati o utilizzati per formare VLDL. Non vi sto a ricordare questo, perché le lipoproteine sono praticamente trasportatori idrosolubili per le molecole lipidiche, ma vi ricordo che l'epatocita ha il 70% dei recettori per l'LDL e quindi è effettivamente il fegato fondamentale per la regolazione del colesterolo. Il fegato funge anche da deposito, ferro, vitamine liposolubili, vitamina B, soprattutto B12, e vitamina D, sulla quale attua anche la prima attivazione. E poi salto, però la dovevo citare, la funzione detossificante del fegato attraverso le reazioni di fase 1, di fase 2 di coniugazione e poi le reazioni di escrezione di fase 3. La medicina integrata garantisce un apporto di principi attivi che modulano e sostengono il lavoro metabolico e detossificante del fegato. L'epatocita è come la adipocita. E quindi mi faccio questa domanda: può ricondursi la sofferenza dell'epatocita alla sofferenza dell'epatocita, la sindrome metabolica? Abbiamo visto quanto il fegato risponde e quanto sia al centro dell'apnei e quanto la sua primaria compito metabolico possa essere influenzato da un'epatocita che diventa come adipocita, cioè diventa cellula sofferente e che si trasforma in cellula pro-infiammatoria. Quindi la mia risposta è sì. Abbiamo queste patologie, ma su cui non mi soffermo perché questa mia relazione non è sulle patologie epatiche, ma è sulla sindrome metabolica. Però vado a ricordare che la steatosi epatica non alcolica, che è frequente in Italia, 10-25% in individui d'età compresa tra i 18 e i 75, che non è da tutti riconosciuta come una patologia, ma come un possibile ritrovamento a un'ecografia addominale, quindi la steatosi epatica, in realtà ha fattori di rischio come sovrappeso, iperglicemia, ipertrigliceridemia, ipertensione arteriosa, familiarità, ed è un fattore di rischio o una conseguenza? Cioè, questo a mio giudizio ci deve far pensare che tutti i fattori di rischio che io metto sulla steatosi epatica e che la riconosco come fattore di rischio per lei sono gli stessi che ho messo nella sindrome metabolica e sono gli stessi che metto nel rischio cardiovascolare. Quindi dobbiamo andare a capire qual è il quibus che ci deve far legare tutte queste espressioni dismetaboliche, perché la vera prevenzione viene fatta qui, quando noi non riconosciamo un danno strutturale, una funzio lesa, ma quando riconosciamo una disfunzione che può tornare indietro. Ecco qui quindi che la steatosi epatica non può essere considerata un ritrovamento causale
casuale che sta lì, ma in realtà si è dimostrato che c'è una progressione di patologia, quindi la risposta infiammatoria del fegato va dalla steatosi epatica non alcolica alla NASH, dove noi troviamo anche necrosi cellulare, tentativi di rigenerazione, alla fibrosi e alla cirrosi. Quindi mai più, come ho detto nel sistema gastrointestinale, pensare che una SIBO o una IBS non siano patologie da considerare, perché non abbiamo una lesione organica, ma anche questa deve essere espressione di una qualcosa che, se noi non riusciamo a frenare, può portare il nostro fegato, così vitale per noi, ad ammalarsi. E la cirrosi non la sto a dire neanche. La fitoterapia clinica può avere la funzione. Sostenere la funzionalità epatica, quindi può sostenere l'organo oppure può andare sul sintomo, cioè può correggere il sintomo dislipidemico come può correggere il sintomo della glicemia. E qui io vi riporto rapidamente delle piante che sono da tempo utilizzate per regolare il fegato, perché diciamo la verità, a meno che non abbiamo una necrosi epatica acuta, dove noi non sappiamo più che pesci prendere, possiamo arrivare addirittura alla necessità del trapianto per aiutare questo fegato, in realtà un fegato che soffre, dobbiamo andare a ricercare aiuti in natura e non abbiamo farmaci. Allora, la baddana contiene lappina, inulina, acido tannico e sostanze mucilaginose ed è considerata una delle piante depurative più importanti, non solo per la nostra tradizione fitoterapica. Poi c'è il cardomariano lo conosciamo come apportatore di un complesso di flavolignani e di altre sostanze, quali oli polinsaturi, chiamati silibina. In realtà la silibina è il principale, quello più attivo, ma in realtà questo è un complesso, silibina, silidianina, isosilibina, silicristina, e queste tre parolacce in chimica, taxifolina, quercitina e lapigenina, sono flavonoidi antiossidanti che stanno sempre nel complesso della silibina del cardomariano. Quindi noi titoliamo il cardomariano in silibina, ma diamo molto di più, come di solito succede nei fitocomplessi. Quali sono le sue azioni? Riduce, inibisce i processi di iperperossidazione, cioè i danni provocati alle cellule epatiche dai radicali liberi, e nel fegato se ne formano tante, visto che è sede di biotrasformazioni, e la biotrasformazione di fase 1, vi ricordo, forma proprio sostanze che possono provocare danno ossidativo. Stimola inoltre la rigenerazione delle patociti. Ecco qui le funzioni della silimarina. È una sostanza antiossidante, aumenta il glutatione del fegato del 35%, aumenta il livello di enzima superossido dismutasi, stimola la sintesi proteica e di conseguenza la rigenerazione cellulare ed è un biofacilitatore nelle preparazioni sinergiche. A casa mia, un composto completo. Il glutatione non lo dico neanche, ve lo ricordo per completezza, ma è il principe della nostra detossificazione ed è fondamentale per aiutare e sostenere l'organo epatico. E ricordiamoci che uno sportivo, oltre ad avere una patologia specifica nel gastrointestinale e mettere a rischio col suo sport il sistema immunitario GALT, ha anche un consumo di tutti quelli che sono i sistemi antiossidanti perché forma tanti composti ossidanti. Il carciofo, abbiamo nel carciofo la cinarina un polifenomeno, in polifenolo, scusatemi, ha un'azione protettiva coleretica, colagoga, diuretica e antiossidante, agisce soprattutto a livello epatico, protegge le cellule del fegato, stimola la produzione di bile, favorisce lo svuotamento della colecisti e stimola il deflusso della bile. Inoltre contiene inulina che contribuisce ad aumentare la presenza di bifidobatteri e lattobacilli nell'intestino, mentre l'acido clorogenico, sempre contenuto nel carciofo, è noto con le sue proprietà antiossidanti e previene le malattie aterosclerotiche e cardiovascolari. Il coenzima Q10, anche questo l'abbiamo detto nel scorso webinar, è una delle sostanze più importanti antiossidanti presenti nella nostra cellula, che previene la perossidazione dei lipidi, inibisce l'ossidazione di particelle LDL,
La sua azione si manifesta soprattutto nel fegato perché chiaramente il fegato ha il compito di detossificare. Ed ecco qui una pianta importantissima, non sempre presente nelle preparazioni fitoterapiche, che è il Desmodium. Questo svolge un'azione mirata ad aumentare la velocità di rigenerazione delle cellule del fegato, ripristinando una corretta funzionalità. Inoltre non è trascurabile l'azione antiossidante nei confronti del temibile acido arachidonico. Ecco qui può essere rimedio preventivo in tutti i trattamenti farmacologici a impatto epatotossico, quali antibiotici, antimicotici, ricordiamoci il danno da paracetamolo, ma anche epatiti virali tossiche, comprese quelle alcoliche e da chemioterapici. Quindi è un utile presidio per quello che troviamo, che noi chiamiamo steatosi e che abbiamo visto il primo segno di sofferenza epatica. Ecco, qui ci sono due lavori. Ovviamente per i fitoterapici è difficile trovare lavori perché l'interesse sul fitoterapico in senso moderno è molto recente, però ci sono due lavori dove si sono evidenziati come l'estratto di Desmodium sia per il suo contenuto in saponine così importante per la cellula epatica e per tutta la funzione epatica. Il tarassaco, ultima e ma non ultima, la radice del tarassaco contiene alcoli triterpenici, cioè il tarasserolo, steroidi, inulina, principi amari come la tarassicina e sali minerali. È una pianta a proprietà amarotoniche e digestive. Il tarassaco è riconosciuto come ad avere azioni purificanti, antinfiammatorie e detossificanti sia sul fegato ma anche sul rene. Rende una pianta, il tarassaco una pianta epatoprotettiva e indicato sicuramente per l'insufficienza epatica, l'itterizia e i calcoli biliari ed è una pianta che agisce anche sulle ghiandole dell'apparato gastroenterico, saliva, succhi gastrici, pancreatici e intestinali, quindi un digestivo. Oltretutto agisce anche sulla muscolatura dell'apparato digerente, producendo un'azione lassativa secondaria, quindi questa è una pianta veramente completa, che è completa per l'asse fegato-intestino. E se noi parliamo invece del sintomo ipercolesterolemia nella sindrome metabolica, rigirando la parola berberina su PubMed, dato aggiornato al 2014, quindi sicuramente ce ne sarà qualcuno in più, si visualizzano ben 3.224 lavori, di cui 300 valutazioni cliniche. La berberina è uno dei principi fitoterapici più studiati, sia perché agisce sul metabolismo lipidico che glucidico, quindi è un vero presidio per la sindrome metabolica. Ecco la sua azione sul metabolismo glucidico ed ecco la sua azione sul metabolismo lipidico, agendo come modulatore epigenetico perché aumenta i livelli epatici, il recettore LDL, sia per quanto riguarda l'aumento dell'mRNA 3,5 volte in più, sia che per la proteina in sé del recettore 2,6 in più. Inoltre va a modulare proprio l'espressione di un gene che di solito determina l'inibizione e il catabolismo di questo recettore internalizzandolo nella cellula. Quindi ovviamente se noi lo inibiamo, questo target nuovo farmacologico, se noi inibiamo questa espressione, noi aumentiamo l'espressione del recettore per LDL sulla cellula. Ed ecco qui che vari studi ci dicono che anche l'associazione berberina-statina è importante e ha adazione importante. La berberina ha anche un miglioramento dei parametri infiammatori in generale e sappiamo che la nostra sindrome metabolica è un'espressione infiammatoria metabolica. Parliamo della spirulina perché? Perché la spirulina ha attività ipolipemizzante, antiossidante, antinfiammatoria all'interno del suo stesso fitocomplesso. Quindi vedete che la natura ha già capito e da sempre ci offre dei principi che hanno insieme azioni sia che modulano il sistema metabolico che azioni che modulano il sistema antiossidante e infiammatorio. Quindi siamo stati noi che abbiamo selezionato e separato queste entità, ma la natura ce le mette insieme perché è tutto insieme che deve essere affrontato.
Devo velocizzare e vi parlo del riso rosso fermentato che negli anni 90 si è incominciato a utilizzare per quanto riguarda il suo effetto pari alla statina e infatti è il processo di fermentazione di un lievito che è il monascus purpureo sul riso rosso bollito fermentato. Quindi esistono 9 differenti monacoline, la cui, tutte dotate di una certa attività, però la monacolina K è la più attiva sull'inibizione di questo enzima, che adesso non mi viene il nome, ovviamente l'ossimetilglutaril-CoA riduttasi, e quindi sulla sintesi del colesterolo. E è inutile dirvi che la statina, che è questa statina naturale, ha un'azione evidente, ma apporta anche sostanze steroli, quindi beta-sitosterolo, camposterolo, che vanno ad abbassare anche la reuptake del colesterolo nell'intestino, e gli isoflavoni, che sono antiossidanti, quindi anche il riso rosso fermentato nel suo complesso fitoterapico non apporta solo monacolina, ma anche altre sostanze. E quindi questo è forse il motivo per cui riduce il danno ossidativo che di per sé determina aumento di colesterolo endogeno sul fegato, da parte del fegato, e ha molte meno effetti collaterali della statina sintetica. Però vediamo una cosa. Quali sono le altre cose che la natura ci fa formare sulla via della sintesi del colesterolo? Ubiquinone, quindi coenzima Q10, che portano sofferenza mitocondriale e quindi un aumento avverso sul cardiovascolare, e i dolicoli. Quindi quando noi interferiamo sulla natura bloccando una via metabolica, comunque facciamo un danno che dobbiamo sapere. Quindi noi blocchiamo la sintesi di Q10 e dobbiamo sempre considerare la sua integrazione, ma blocchiamo anche i dolicoli. Che cosa sono i dolicoli? Sono praticamente dei messaggeri, dei trasportatori di diverse proteine prodotte dal DNA nel punto di utilizzo. Quindi praticamente potrebbe essere un'alterazione, un caos nel signaling intracellulare. Quindi niente in natura è fatto a caso e la natura non ci dà mai niente che ci avanza, che quindi possiamo tranquillamente bloccare. Lo stesso squalene, precursore del colesterolo, possiede attività ben documentate antitumorali. Il cromo, noi lo conosciamo in varie forme, l'esavalente è il più tossico, il trivalente è quello funzionalmente più importante, soprattutto nel metabolismo del glucosio. Qui c'è il dosaggio da 50 a 200 microgrammi die, e non di più, perché poi altrimenti potrebbe essere dannoso per il DNA. E qui abbiamo quindi le sue riassunte, le sue funzioni: regola il metabolismo dei carboidrati e dell'appetito, previene l'insulinoresistenza, regola la composizione corporea, ottimizza il bodybuilding, gli atleti, perdita di peso corporeo e via via. Vediamo, cibo come prima medicina, l'intervento dietetico, intervento terapeutico? Rapidamente, grasso saturo dietetico, gene e variazione genetica del locus, sempre lo stesso gene, prediconono lo sviluppo della sindrome metabolica. Vuol dire che se io, non ve lo dico, ma in breve, se io do più grassi saturi nella dieta ai pazienti portatori di questo isotipo, che sono sani, se io li faccio mangiare con più acidi grassi saturi, questi aumentano il rischio di sindrome metabolica e di tutte le sue manifestazioni. Al contrario, un paziente portatore di quel gene che prende meno grassi saturi ha una riduzione statisticamente significativa del rischio metabolico. Ecco qui quindi che, prima di tutto, se noi togliamo i grassi saturi, dobbiamo incrementare con gli omega 3 e i polinsaturi. Possiamo dare fitosteroli che si prendono con crusca, avena, lieviti, funghi e alghe. E ricordiamoci sempre che l'uomo è ciò che mangia. Grazie per la vostra attenzione. Ho finito. Eccoci, eccoci qua. Una storia Raffaele, dei tempissimi e non ve l'aspettavate. grazie per questa relazione veramente molto, molto bella, molto articolata.
Colgo l'occasione per ricordare ai partecipanti che c'è lo strumento per porre le domande con alzata di mano e poi verrete contattati per chi desidera anche porle in diretta, stando ai limiti delle note tecniche, insomma, quando sarà possibile potreste anche porre le domande in diretta. Alla fine della mattinata ci sarà comunque uno spazio riservato a una discussione collettiva in cui potremmo proprio creare una specie di tavola rotonda. Colgo l'occasione anche per ricordare, prima di introdurre il prossimo relatore, che sono disponibili sulla sezione documenti, dei materiali, quindi le schede tecniche, dei prodotti che contengono questi rimedi di cui ci ha parlato la dottoressa Rachele Mauro e che verranno poi trattati ancora più nel dettaglio nella prossima relazione. Grazie Rachele e Grazie. introduco.